Oh, mio signore, è come se avessi partorito. Allora, giù e tieni il pozzo in mezzo per finire il boss. Dice Puffo. No, ho letto due chat insieme. Per finire il boss. Allora, adesso c'era prima qualcuno, non mi ricordo chi, che mi diceva. Adesso ti manca di aprire la scorciatoia che è subito dopo i lupi mannari. È quello lì. Fanculo a te. Ah, è qui la casa. E qui che cosa c'è? Un posto brutto. Allora io vado giù da qua, vero? Proprio lì, attenta, dice Puffo, ok. Attento, sto attentissimo. Stava per farmi inculare in un modo disumano. Mi sono anche finiti i capelli negli occhi, per cui non vedo proprio niente. Allora, piano. Puntamelo! Puntamelo! Quando la caccia ha avuto inizio, la chiesa della cura ci ha abbandonato, bloccando il grande ponte verso Cathedral Ward, mentre Old Yarnon veniva ridotto in cenere in quella notte illuminata dalla luna. Allora, torcia, vecchio su sedia a rotelle, attenta, dai che ormai ci sei. Ho beccato il vecchio sulla sedia a rotelle, visto? È di qua, vero? O è di qua? Ma posso provare anche ad aprirle tutte e due? Non riconosco questo posto. Non si apre da... Allora è sicuramente di là. Strada sbagliata, direi. Su, sì, stavo guardandomi attorno. Ah, eccola! Ciao, amico! Across the valley to the east of Yarnum, you'll find the Cathedral Ward.
Mamma mia santissima. Che tipo inquietante. Vai. Io ragazzi, grazie. Spero di poter salire di livello. Dato il tipo la sedia a rotelle. Non posso ancora livellare. Guarda, mi fate distruggere tutta casa mia. Ma quindi scusate, tutta sta fatica per ottenere le cose del sangue lì e poi? No, no, Doc, non ti preoccupare, non penso mai male di nessuno. Deve svegliarsi l'automa che c'è nel giardino per livellare, Ah, forse posso migliorare le armi. Se hai abbastanza echi del sangue, prendi l'armatura in vendita. No. Slash mi dice no, non livellare, cioè non potenziare l'arma, va bene, non potenzio. Vado qua e compro l'armatura in vendita, vediamo. Ottieni oggetti. Tenuta, questa qui? 1000, 2500, sì, dovrei potere. Questa qui mi dite di comprare. Questa. Vediamo. Ok, compro questa allora. Ok. Tanto me la posso comprare tutta. Ok. Mamma mia, è più, molto più potente. Ok, testa. Sembra molto più potente. Per livellare prima devi incontrare il boss. Migliore è quella del boia. Ma quindi non potenzio l'arma? Lascia perdere. Ah, non posso perché ho 3 pietre del sangue invece che 4. Quindi non posso. Ma non credo di potere. Ah no, frammento di pietra del sangue per 3 per rinforzare l'arma. Sì.
Ok. È diventato un pochino più forte. Devo anche riparare? No. Due palle però. Spero che non mi rispondino tutti i nemici. Adesso boss? Oddio santo. Devo proprio. Ma non so se voglio fare il boss. Scusatemi. Oh no, non voglio. Non voglio perché. Il vestito fighissimo. Il vestito più figo della storia dell'uomo. La tua migliore amica è la Molotov. Che non posso perché non. Le ho finite le Molotov? Ah sì, le ho finite le Molotov. Beh, allora scusatemi, torno indietro e compro le Molotov. Se mi dite che servono. Ne ho usate tutte prima per i lupi, i lupacchiotti. Allora. Dieci va bene? Sì. Ok. Quindi lo faccio fuori di Molotov. Slash, che cazzo ti devo dire? Io pensavo di livellare, per quello che ho tirato le Molotov. Vabbè, comunque adesso ho livellato in un certo senso perché. Perché. Insomma. Ho potenziato tutte le armi, dai. Cioè, che cosa ti devo dire? Cioè, mi dite che posso livellare, poi mi dite che non posso livellare. Cioè, vabbè. Scorciatoia. Yes. Dopo tutta quella fatica che ho fatto per tirarmela. Sì, ma una volta che io posso livellare, cioè mi faccio lo stesso livello su e giù, anche tutta la vita. Uccido questo tipo anche tutta la vita, capito? Cioè, non. Ma il problema è che se non posso livellare è inutile. Potevo depositarli i proiettili, vaffan bagno. Ma li ha preso, ma non mi ha dato i danni. Beh, è meglio così.